Bonsoir, mes amis, bonsoir, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ma come va questa vita da merda? Allora, amici cari, siamo al 13 giugno, giovedì, e ancora non abbiamo il nostro tecnico. E parlo della nostra bella benamata Juventus, vecchia signora. Ancora, la vecchia signora ancora senza il tecnico, o meglio, noi, il mondo, al di fuori della dirigenza juventina, ancora non sa chi sarà il prossimo tecnico dalla Juventus per l'anno 2019-2020. E avanti. La situazione pare essersi ingarbugliata oltre misura in queste ultime ore, diciamo, nemmeno ultimi giorni, ultime ore. Allora, ricapitolando, ieri a quanto pare tutti si sono, dopo diciamo la guerra mediatica tra youtuber, blogger e giornalisti radiotelevisivi, allora i radiotelevisivi, i giornalisti radiotelevisivi sono tutti orientati oramai da mesi diciamo su Sarri. Loro ritengono senza ombra di dubbio che il prossimo tecnico della Juventus sia Sarri, anche perché credo seguono tutti l'impulso di Ramadani, tecnico, diciamo sponsor di Sarri e suo diciamo factotum, anche perché poi onestamente io penso, non dico la mia, penso che non ci hanno capito niente, vanno così, quelle poche notizie che sentono si fiondano sopra. Fatto sta che Guardiola non lo cagano proprio, scusatemi la parolaccia, però i giornalisti radio televisivi italiani Guardiola non lo cagano proprio, non l'hanno cagato proprio. Al contrario dei vlogger, youtuber diciamo in particolare, juventini, che oltre a fare il tifo per Guardiola, oltre a sponsorizzare Guardiola a spada tratta, seguendo le indagini, gli input di un certo Luca Monblano, non scordiamoci che Luca Monblano è un giornalista di vari siti sportivi, di cui Tele Lombardia, Top Sport ed altri. Luca Monblano, per chi non lo sapesse, per i pochi, per quell'uno o due che non lo conoscesse, è quello che per primo ha dato la notizia della venuta di Ronaldo alla Juventus l'anno scorso, e lì si è fatto il nome. Non veniva certo, non aveva certo una bella nomea prima di questa. Onestamente aveva dato parecchi fake negli anni, notizie, scoop come questa di Ronaldo e questa di Guardiola date in anticipo, che poi onestamente si sono rivelati dei flop catastrofici, delle cagate pazzesche, per dirlo alla milanese. Ma da un paio d'anni a questa parte pare che Luca Monblano sia diventato il Buddha dei vlogger italiani per quello che riguarda la Juventus. A parer mio, onestamente, ma ragionandoci sopra, secondo me non ha ragione né Monblano e né i giornalisti radio televisivi italiani, che tutti insieme, tranne qualcuno, Matteole e qualcun altro, che si sono dissociati che poi sembra più uno sponsorizzare Sarri più che una notizia e dare la notizia. A me mi danno l'impressione che sponsorizzano Sarri, specialmente alcuni, diciamo così, Rai Sport e qualcun altro. Come la vedo io? Allora, intanto ricapitoliamo gli episodi. Quello che è successo ieri l'abbiamo raccontato. Il Deportivo,
giornale sportivo spagnolo, ha raccontato di una presunta intervista fatta dal loro giornale a Guardiola, il cui avrebbe detto: papale, io sto bene al City, ho ancora 2 anni di contratto, la dirigenza non mi caccerà, io sarò sempre il tecnico del City. Finché la dirigenza non mi caccerà, io sarò il tecnico del City. Questo vuol dire niente, vuol dire tutto, detto in situazioni simili. Però c'è pure chi dice che Guardiola abbia detto agli affezionati, a quelli più vicini a lui, e ce ne sono tanti a Manchester, di catalani, alle dipendenze del City, pare che abbia detto che voglia andare via. Pare che abbia detto pare abbia detto che almeno i più informati, i più vicini, a carattere privato, a carattere, diciamo, di amicizie, pare che sto Guardiola abbia detto a questi amici: voglio andare alla Juve, sono stanco del City, troppo stressante questa storia qui. Pare che sia stanco di queste situazioni, di lavorare molto e di vivere in questa situazione, specialmente adesso che c'è la sentenza UEFA come un capestro che da un momento all'altro può cadere sulla testa del City, e quindi di chi lavora per esso, oppure Guardiola, che se sarà anche Guardiola indagato, certamente non in questa prima fase, però pare che la UEFA abbia già stilato la sentenza per quanto riguarda il 2013-2014 e forse pure 2015. In poche parole, interessa Mancini, anche il nostro tecnico Mancini, pagato molti soldi, molti milioni di euro, pagati non direttamente come per spese da commissario tecnico, da dirigente sportivo, ma pagate per una consulenza, cioè hanno raggirato le rigide regole della UEFA sul fair play finanziario, pagando Mancini, alcuni giocatori e tanti altri, fatturando per finte consulenze e tutto, non fatturandolo per il lavoro che realmente svolge la City. Quindi, un poco per altro, Mancini avrebbe fatto una consulenza di 18 milioni di euro al City per quanto riguarda i lavori di muratura, dei lavori edili, quasi fosse un ingegnere Mancini. Vabbè, infatti. E quindi sta sentenza deve arrivare, se non arriva oggi arriva domani, ma pare che gli addetti ai lavori, quindi Guardiola, lo sa, e a quanto pare sarà pure dura, abbastanza dura. Quindi Guardiola non vede l'ora di spegnersela, perché l'Italia, perché c'è la Juventus che lo cerca intensamente, è disposto a pagarlo 24 milioni di euro a stagione e fare un contratto di 4 anni, perché con le nuove leggi in qualità di fisco pare che Guardiola e la Juventus stessa risparmierebbero soldini di tasse sulla Corina. Inoltre Guardiola non vince la Champions da un bel po', da quando era al Barcellona, ha fatto belle prestazioni sia al Bayern sia al City e via dicendo, però la Champions, onestamente, sono 8 anni che non la vince più. La Juventus, sappiamo benissimo quanti anni sono, dal 96, quindi sarebbe un matrimonio ben fatto, cioè tutte e due alla rincorsa.
dal mitico trofeo, dalle orecchie grandi. Che vi voglio dire, amici miei? Posso dire la mia? Io onestamente non ci sto capendo più niente. Io non ci sto capendo più niente, onestamente devo dirvi che la mia sono anche preoccupato. Incomincio ad essere preoccupato. Cioè, se onestamente sono paratici, si è indirizzato su Sarri, io non vedo il motivo perché questo Sarri non arriva ancora. Il sito ha detto, pare che abbia detto, che è disposto a liberare Sarri dietro compensi di 6-7 milioni di euro, cioè una ripartita finanziaria per la perdita di Sarri. La Juventus pare non voglia pagare questi 6-7 milioni di euro, però una squadra come la Juventus, dagli obiettivi così alti, dalle problematiche finanziarie, cioè una squadra che deve tenere non tanto i conti a posto, ma quando l'immagine a posto, cadere in situazioni del genere, onestamente, secondo me in questo mese non prendere Sarri per 6 milioni di euro è stata onestamente una cretina, se intendono prendere Sarri, perché secondo me hanno perso di più. Se andiamo a vedere ieri, col calo ieri in borsa che c'è stato, quei 6 milioni di euro l'hanno bruciati ieri, quindi non capisco onestamente perché non lo facciano. E qui viene la mia tesi. Secondo me l'idea non è, Sarri è un ripiego, sarà un ripiego senz'altro, Sarri vuole venire in Italia e non avrà sicuramente problemi a trovare una sistemazione, o rimane al sito, viene in Italia, ma problemi non ce ne saranno per Sarri. Il problema è questo, ma la Juve vuole veramente Sarri? A me pare di no, a me è sempre perso di no. L'obiettivo della Juventus fosse tutt'altro che Sarri. Sarri lo vedo più come un'opzione secondaria, un ripiego, diciamo, se non va bene con l'altro prendiamo Sarri. Però a quanto pare Guardiola, dopo che il City pare abbia diramato la notizia che non intende più svincolare Sarri, ma intende tenerlo, pare che Paratici sia volato a Londra. Ma il fatto che Paratici sia volato a Londra alla City non vuol dire che sia volato a Londra solo per Sarri, o certamente per Sarri. Se volare a Londra si va a Londra per tanti motivi, è la City, è la capitale del mercato internazionale, quindi Londra per tutto, non solo per Sarri, puoi andare per qualsiasi motivo, dal più banale al più importante. Io sono sempre del parere che l'obiettivo primario sia Guardiola. Io sono dell'obiettivo che Guardiola intende svincolarsi dal City, però indubbiamente ha ancora 2 anni di contratto e non è poi così semplice, anche perché ci sono gli arabi. Sappiamo gli arabi che sono disposti a sborsare somme enormi, tanto pare che pagano loro, c'è il sangue del diavolo che paga per loro, dentro il petrolio, perché non c'è riversa, no? Quindi loro non è un problema cacciare 20 milioni di euro in più, 20 milioni di euro in più, qual è il problema? Ma il problema è per Guardiola, cioè se già il fatto che questa sentenza City non arrivi, che ritardi, già questo mi fa dubitare, mi fa pensare che ci siano delle enormi pressioni da parte degli sceicchi arabi sulla UEFA, perché loro indubbiamente sanno già, quindi avranno uno stralcio di quello che gli capiterà.
avranno un'avvisaglia, sono state avvisate, avranno avuto, cioè, amici cari, questo vi aspetto. Per fare il ricorso al TAS, onestamente non si fa un ricorso così a un organo che poi di sportivo non ha niente. Cioè, bypassare la UEFA, bypassare gli organi giudiziari sportivi, quelli che onestamente sono tenuti a legiferare e a legittimare l'operato dei club in Europa, per rivolgersi a un organo al di fuori dell'ambito sportivo, un organo civile, un organo superiore sì, però un organo che non ha competenza per quanto riguarda le leggi sportive. Questo la dice tutta su quello che ci può essere in quella sentenza. E quindi Guardiola credo che lo sappia. Cioè, per Guardiola non fare 2 anni d'Europa. Noi stiamo parlando di 1 anno sicuro, 2 anni quasi e forse pure il 3° anno, perché poi quello che viene dopo non si sa. Perché il City certamente, come ha fatto i raggi detti, come ha fatto gli errori, chiamiamolo errore, non vogliamo, come ha fatto gli errori nel 2014, nel 2015, li ha fatti pure nel 2016, nel 2017, nel 2018 e forse pure nel 2019. Quindi la UEFA ha fatto capire che indagherà il City oltre la sentenza emanata, cioè non lo indagherà solo per 2013, 2014, ma lo indagherà anche 2016, 2017, se hanno riscontrato delle gravi infrazioni al regolamento UEFA da parte di queste società. Non è che si ferma qui il discorso, cioè il City rischia veramente in ambito europeo, e non sono, per cui amici cari, o verrà salvato come al solito dai petrodollari, amici cari, non ci facciamo illusioni, viviamo in un mondo di merda dove la gente si vende per un tozzo di pane, figuriamoci, per 10 milioni di euro. Per cui gli arabi sono potentissimi, hanno influenze dappertutto, anche in Italia. Se la Juventus sta agendo con i guanti bianchi in questa situazione, lo sappiamo tutti, perché inoltre che, perché ci sono anche i soldi degli sceicchi della Juventus. Non ci dimentichiamo, o nella Fiat, nella FCA. Ora FC non è più fiero. Quindi amici cari, noi pensiamo di illuderci, vogliamo la partita soltanto per gli eroi, per i gol di Ronaldo, di Messi, per le azioni eroiche tra virgolette di questi nostri pseudo eroi degli ultimi anni. Ma alla fine realmente quello che comanda non è più l'azione, non è più la legge, non è più le regole. Sono venuto meno delle regole. Ora quello che comanda sono i petrodollari. E non ce lo nascondiamo, amici cari. Perché già il fatto che una società come la Juventus, con la potenza della Juventus, non ci dimentichiamo che Forbes l'ha dichiarato tra i primi 5 a livello mondiale, uno dei primi 5 club a livello mondiale, e non attacca il City o il Chelsea di petto, ma tu che ci sarà un gigante, e questi sono i soldi, perché pure Abramovic
il gas, il petrolio. È quello che fa girare il mondo. E alla Fiat interessa sia il petrolio che il gas. Non può farsi nemici così potente, quindi deve agire con i piedi di piombo. Per cui, amici cari, io credo che dobbiamo aspettare ancora un bel po'. Io credo che prima, in queste settimane non si risolve niente, io credo che il tutto sarà rinviato, io direi fino alla fine del mese, c'è tempo fino alla fine del mese. Per la Juventus, senz'altro, loro si prendono tutto il tempo possibile e immaginabile per arrivare all'obiettivo senza fare torti a nessuno, o quantomeno gliela metteranno nel culo, ma ci mettono tutta la vasellina possibile e immaginabile. Ciao a tutti.